caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? Via la gara. Miguel Veloso. La Padula. Di forza. Miguel Veloso con la palla alta sulla fascia. Castellini. Cerca la profondità sulla fascia. C'è il cross. Dovevano portare più uomini in area. Prova lo stacco. Ha colpito di testa, ma la palla è uscita di poco. È stato molto bravo a colpire la palla così. Peccato per il risultato. La mette in avanti. Federico Ricci. Prova il filtrante. E c'è un bel pallone in avanti. Se ne va. Lazovic! Salvati dal palo. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Buona la sua progressione palla a piede. Ci prova! Il Genoa si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Io, Fabio, solitamente odio criticare gli allenatori. Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Per oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Prova con la palla lunga. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Castellini. Mandzukic. Fase di stallo. Apertura di gioco sul fronte opposto. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Tegel duro ma efficace. Vuole la profondità. Mandzukic. Non può sbagliare. Ci prova. Può colpire. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Palla larga in profondità. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riparte per il secondo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. Cerca un'azione veloce. Si libera la grande. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova la giocata nello... cerca il tiro. Ed è rete!
Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Federico Ricci apre il conto dei gol per questa stagione. Si ricomincia dall'1-0. Sono in svantaggio per 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Arriva nella tre quarti avversaria. La mette in mezzo e fa colpire di testa. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti. E trova bene il compagno. E passa. Chance per tirare. Occasione. Prova ancora. Ce l'hanno fatta. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa si è dimenticata completamente di lui. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Si riparte di nuovo in parità. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport fantastico. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lazovic, pallone alto nello spazio. Ci prova. Beh, non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano... Può provare! C'è il retropassaggio. Mandzukic preferisce il retropassaggio. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Ecco un'occasione di contropiede, se ne va. Fischio deciso dell'arbitro, si ripartirà con un calcio da fermo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. I compagni che circondano il giocatore a terra sembrano molto preoccupati. Izzo può tentare la conclusione e c'è il gol del Genoa. E questo probabilmente chiude ogni discorso.
gol, mica male, davvero mica male. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Castellini mette il turbo. Ecco il tiro. E finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine. Ma non è bastato. Gara che si chiude con un risultato negativo. Credo che l'allenatore non possa essere molto contento della prova della squadra. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? L'allenatore non sarà contento. Io prevedo qualche urlaccio negli spogliatoi. E non mi resta che salutare tutti, compresi i tecnici che hanno lavorato a questa diretta. Grazie anche al nostro Luca Marchegiani. Paura, 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 paura.